Ciao, sono Alberto Besozzi, guardia classe 2002 della Pallacanestro Reggiana, MVP della Next Gen Educational dell'anno scorso e ho fatto parte del quintetto per il rendimento scolastico anche nella Next Gen Educational dell'anno precedente. La maturità è andata alla grande, sono uscito con 100. E poi quest'anno ho iniziato il primo anno di ingegneria elettronica all'Università di Modena e Reggio Emilia. Il primo semestre è ancora tutta una prova sia per noi che per l'università. Ci troviamo a distanza, i professori, chi si divide in lezioni sincrone, chi asincrone, per cui è molto una prova, però siamo partiti col ritmo giusto. Cercavo di stare attenti in classe, fare in modo che comunque il mio lavoro a casa, dato che il tempo era poco, dovesse essere il minore possibile. Quindi sì, fare in modo che quello che facevo in classe fosse il 90% del mio lavoro, essere sempre il più possibile, diciamo, concentrato, attento e anche soprattutto interattivo con i professori. Ho deciso di iniziare questo percorso sicuramente non facile, ma comunque di portarlo avanti insieme alla pallacanestro, perché sono convinto che non sarà il mio futuro per sempre e quindi avrò bisogno di qualcos'altro da portare avanti. Vedrò come andranno gli anni, ma sono molto convinto che se anche invece che mettercene 3 ce ne metterò 4, perché comunque ho intenzione di portare avanti la pallacanestro il più lungo possibile, sarà comunque un grande obiettivo. Alberto è un ragazzo bravo, educato, serio, un ragazzo che ha anche prospettive sportive perché sta lavorando, è aggregato alla prima squadra, porta avanti quei valori e quell'immagine che per la pallacanestro reggiana sono molto importanti. Sfortunatamente le giovanili si sono interrotte ormai un mese fa e dico sfortunatamente perché la voglio giocare veramente tanta, però sono convinto che la questione sanitaria sia principale al momento. Per quanto riguarda la prima squadra, sono molto contento di potermi allenare con loro, la possibilità di allenarmi comunque con un bellissimo gruppo squadra, grandi allenatori, una grande società e quindi sono molto molto contento e soddisfatto. Ho sempre portato avanti questa cosa, dall'inizio delle superiori più o meno che lavoro qui in pallacanestro reggiana con le giovanili e quindi l'impegno è sempre, sempre alto. Investiamo tantissime risorse nel nostro settore giovanile, lo consideriamo un asse portante della nostra società. Per noi è importante sviluppare giocatori che siano una fucina per la Serie A, ma anche uomini, perché più del 90% poi dei ragazzi che escono dai settori giovanili nella vita faranno altro. Sono molto soddisfatto della mia scelta perché mi trovo bene, lavoro bene, ho dei buoni allenatori, mi aiutano, la società aiuta molto.